eravamo rimasti? Oddio! Gawash! Una bomba! Adesso! Argi! Argi! Sta costruendo un razzo? Cosa? Halloween. Tutti gli abitanti della città di Riverdale trovano davanti alla porta di casa delle cassette misteriose. Le cassette contengono ore e ore di girato delle case viste da fuori. Qualcuno li starà spiando? Non lo sappiamo perché questa sottotrama verrà abbandonata per metà della stagione. Cheryl e Tony seppelliscono finalmente il cadavere di Jason in giardino, usando delle pale. Mi ricorda vagamente qualcosa. Got a secret, can you keep it? It's where this one you say. Si vestono da Harley Quinn e Poison Ivy, ho apprezzato molto. Siccome hanno una bambola fantasma in casa, decidono di fare una seduta spiritica e scoprono che la bambola non è il fantasma di Jason, come credevano, ma di Julian. Ovvero il fratello gemello di Cheryl, che però è stato assorbito da lei stessa quando era nel grembo di sua madre. E Cheryl, non si sa per quale motivo, decide comunque di sotterrare Jason nuovamente. Reggie e Kevin distruggono l'ufficio del preside. Il preside però fa andar via Kevin e gli dice vai ragazzetto. E invece fa pulire Reggie. E tra l'altro si vendica di lui sporcandogli la macchina. Non lo so, è legale? Questo qua è un uomo adulto e il preside se la prende con dei ragazzini. Vabbè. Jughead se la passa benissimo nella nuova scuola. Infatti viene avvelenato, rapito e chiuso dentro una bara. Ma viene liberato ovviamente la mattina dopo dal suo professore, che gli confessa che questo era una sorta di rito di iniziazione tipico di questa scuola. L'avevamo capito che in questa scuola sono tutti squilibrati, però qua si sta andando un pochino oltre. E Moose ovviamente è sparito. Io ve l'avevo detto. Archie e il suo amico ex galeotto, di cui non ricordo il nome e che chiameremo Snoop Dogg, si vestono da supereroi trash. Non si sa per quale motivo, e poi tra l'altro sto tizio si vedrà solo in un'altra puntata e poi ciao, ce lo siamo dimenticato. Organizzano tra l'altro una festa di Halloween nella palestra di Archie, che però ovviamente ha comprato Veronica, perché se c'è una cosa coerente in questa serie è Archie che fa il mantenuto. Arriva il tizio che Archie aveva minacciato nello scorso episodio, ovvero Dodger. Insieme ai suoi amici malavitosi assediano la palestra. Eddie, che è uno dei ragazzetti che frequentano la palestra e che tra l'altro fa parte del giro di malavitosi di questo Dodger, viene sparato ad una gamba e finisce in ospedale, poraccio. Archie allora capisce che è arrivato il momento di fare l'eroe mascherato. Vi lascio il vostro tempo per assimilare questa notizia. Andiamo avanti. Betty riceve una chiamata da Blackwood, pluriomicida nonché suo padre. Charles, il suo fratellastro, figlio di Alice ed FP, scomparso e ora riapparso agente dell'FBI, l'aiuta a rintracciare la telefonata. Con i suoi robbi dell'FBI, che a quanto pare si porta dietro in macchina. Vabbè. E scopre che la telefonata arriva da Shady Grove, ovvero il mezzo manicomio, clinica non si sa, in cui è rinchiusa Polly, la sorella. Sarà stata lei a fare le chiamate? Io non ci credo, perché lo sappiamo tutti che Charles sta tramando dall'episodio 1. E infatti poi scopriamo che Charles sta ascoltando le telefonate di Betty. Non sappiamo ovviamente il perché e non lo scopriremo nemmeno dopo, ma ok. Veronica nel frattempo stava lavorando da Pops. Arriva un tizio un po' losco che sembra essere molto carino, parla della sua famiglia e poi guarda un po' chi sarà mai un serial killer, un pazzo assassino scappato da Shady Grove, che è lo stesso posto dove c'è Polly e che insomma vuole ucciderla. Ma Veronica cosa fa? Gli dà fuoco e scappa. E non è un episodio di Riverdale che si rispetti se non c'è il finale shock? Boom! Cadavere di Jughead. What the fuck? Archie fa l'eroe mascherato per fermare Dodger, che sta reclutando ragazzini per le sue robe criminali. I vicini si lamentano della palestra, perché c'è Dodger che li minaccia, e quindi Archie si maschera, va da Dodger e a sua volta lo minaccia. Betty ha iniziato un corso per liceali dell'FBI, ok, tenuto dal suo fratellastro Charles. Qui Betty scopre di essere molto brava a capire chi sono i serial killer semplicemente guardando delle fotografie. E questo perché? Perché Betty ha i geni MOA e CH di 13. I geni dei serial killer. Ma questo noi già lo sapevamo perché Alice, madre amorevole, gliel'aveva già riferito a Betty, da non mi ricordo quando, forse nella scorsa stagione. Ma comunque Betty fa un test e scopre che questa cosa è vera, che c'ha veramente sti geni. Durante questo corso Betty scopre tantissime cose su se stessa e si sente sempre più simile a questi serial killer che sta studiando. Infatti si ricorda di quando da bambina suo padre le aveva fatto uccidere il loro gatto Caramel, che era in fin di vita. E a quanto pare questa roba è un trauma che si porta dietro e che ci porteremo dietro anche noi durante
questa stagione. È utile alla trama? Assolutamente no. Betty comunque scopre che anche Charles ha questi geni e si è unito all'FBI proprio per riuscire a placare i suoi impulsi. Che scelta intelligente. Ma comunque Betty non si fida molto, ci credo, e inizia a pedinare Charles per scoprire che cosa sta tramando, perché appunto lei sospetta qualcosa. Veronica nel frattempo cosa fa? Cerca di far uscire di prigione sua madre e di farci restare invece suo padre, che tra l'altro ha messo in mezzo nel processo Pop Tate, ovvero il tizio di Pops, perché Veronica le aveva fatto modificare i libri contabili in modo da incastrare il padre che a sua volta la stava ricattando. Che rapporti familiari sani. Durante il processo di Hermione vengono fuori delle prove che la incastrano. Allora Veronica ricatta il governatore Dooley, credo si dica così, per darle la grazia, e la grazia le viene concessa. Ma non finisce qui, perché si scopre che Veronica ha una sorella e si chiama Hermosa. Hermosa è un'investigatrice privata che ha aiutato Hiram in tutto questo tempo, nascondendo delle cimici alla Bonne Nuit, ovvero il locale clandestino di Veronica, in modo da incastrarla, e infatti ci riesce e fa uscire Hiram di prigione, che appena uscito annuncia di volersi candidare a sindaco di Riverdale. Io poi mi chiedo, ma chi ti vota? Ma chi ti vota che hai ammazzato mezza città? Hai fatto indebitare gente? Chi ti vota? Ti odiano tutti. Ma torniamo al nostro Jughead, che scopre che il suo professore è stato il ghostwriter di una serie di libri gialli, horror, thriller, che leggeva da ragazzino, ovvero le storie dei Baxter's Brothers, che è un mix tra i Backstreet Boys e i Jonas Brothers. Il prof offre ai ragazzi la possibilità di diventare loro stessi ghostwriter partecipando a una specie di contest letterario in cui devono scrivere robe e poi il più bravo vince. Nel frattempo però Jughead inizia a sospettare qualcosa, perché recupera i suoi vecchi libri dei Backstreet Boys e Jonas Brothers e scopre che delle pagine sono state strappate. E non solo, scopre che quei libri gli erano stati regalati dal nonno e che il nonno era amico dell'autore dei libri. Tutta questa sottotrama di Jughead, il nonno e i ghostwriter è una roba complicata, non si capisce niente e poi va a finire in una minchiata clamorosa. Spoiler. Niente, comunque si conclude che Jughead viene bullizzato a scuola perché è povero. Ok. Dodger continua ad avere la sua gang di ragazzini criminali, come avevamo visto. Archie continua a fare l'eroe mascherato e salvare sti ragazzetti dalla malavita, e quindi Dodger è incazzato nero, e che cosa fa? Gli distrugge la palestra. Archie la rimette su, probabilmente con i soldi di Veronica, perché lui fa il mantenuto, e organizza una festa, ovviamente organizzata da Veronica, cioè Veronica che porta le robe, per attirare i ragazzini. Dodger arriva, fa un casino, minaccia gente e dice ad Archie che sa che è lui l'eroe mascherato. Le minacce continuano e culminano in una sparatoria a casa di Archie. Archie allora, insomma un po' preoccupato, si rivolge ad Hiram, il nostro carissimo sindaco, o futuro sindaco, ora non mi ricordo quando diventa sindaco, vabbè. E gli dice, senti Hiram, che me puoi dare una mano? Che c'ho sto tizio che mi viene in palestra e mi ammazza i ragazzetti. E Hiram, che è cambiato, eh? È cambiato, che gli dice, no guarda, mi dispiace, io ho chiuso con ste robe, non posso aiutarti. Però guarda caso due giorni dopo nel parcheggio della palestra, dietro ad un cassonetto, c'è il corpo esanime di Dodger. Chissà chi sarà stato a ridurlo così, guarda, proprio non ho idea. Jughead non riesce a scrivere per la gara di ghostwriter perché è troppo impegnato a cercare di capire che cosa c'è dietro tutta questa storia dei libri e del nonno e del tizio falso scrittore, e quindi inizia ad indagare e scopre che il primo libro della serie è stato scritto da uno scrittore diverso. Lui crede sia suo nonno, continua le indagini e scopre che effettivamente era lui. Quindi cosa è successo? Il nonno è stato plagiato? Chi lo sa? Ne parla con lo scrittore, ovvero il signor Dupont, che ovviamente gli dice, senti ragazzino, tornatene a casa, che altrimenti ti faccio espellere. Jughead allora ne parla con il suo insegnante, il professore. Il professore gli dice, sì Jughead, ti darò una mano. Ma poi, durante la lezione, questo qui si butta dalla finestra e si suicida. E indovinate da chi viene sostituito? Dal signor Dupont. Nel frattempo Cheryl è sempre più spaventata dalla bambola fantasma assassina di Julian. E a peggiorare ulteriormente le cose ci sono gli zii che arrivano e dicono, senti cara, noi vogliamo vendere tutta l'azienda allo sciroppo d'acero eppure sta casa. Cheryl ovviamente si rifiuta e decide di annegare la bambola perché è convinta che sia lei a portare le sfighe. Però gli zii capiscono che Cheryl sta nascondendo qualcosa nella cappella di famiglia. Altro che scheletri nell'armadio, qui abbiamo i cadaveri in cantina. Lo zio allora si
intrufola di notte a casa Blossom e scopre il cadavere di Jason. Minaccia Cheryl ovviamente di rinchiuderla in qualche manicomio, ma arriva Tony che lo colpisce la testa e lo uccide. Betty nel frattempo sta continuando ad indagare su Charles e va a trovare Chick. Non so se ve lo ricordate, era il biondo pazzo che aveva ucciso un tizio in casa dei Cooper e poi Betty e la madre dovevano pulire il cadavere, insomma il tizio del cadavere in cucina, è lui. Andando a trovare Chick scopre che Chick e Charles si conoscevano, ma non solo, abitavano insieme, e che quando abitavano insieme Charles aveva fatto fuori un tizio a casa loro. Betty allora sottopone Charles alla macchina della verità per scoprire che cosa nasconde, ma scopre semplicemente che Charles è un ex drogato e che va a quegli incontri tipo terapia di gruppo. Ma sarà vero? Charles, no, non ce la racconti giusta. Chick, quel maledetto, rivela tutta la storia del cadavere in cucina e accusa ovviamente Alice, la madre di Betty. E allora FP, che ormai è fidanzato con Alice, e Charles, per appunto salvare Alice, vanno a fare robe, cioè penso di sotterrare il cadavere e sbarazzarsene, non ho idea, non si vede, loro semplicemente tornano sporchi di terra. Vabbè. Passiamo a Veronica, che ha una riunione di famiglia con suo padre appena uscito di prigione e la sua nuova sorellastra Hermosa. Hiram vuole riprendere il vecchio business di famiglia del rum, che poi io ricordo che loro fossero dei mafiosi, però vabbè, pazienza, facevano rum, ok, accettiamolo. E Veronica decide di allearsi con sua madre e di andare avanti con le sue forze e mollare Erbabbo. Ma... e figurati, Hiram seduce Hermione e quindi Hermione cede perché è innamorata e fa tornare a casa Hiram. Veronica è su tutte le furie, però comunque i suoi genitori si amano e dopo aver provato ad uccidersi a vicenda svariate volte dalla stagione 1 decidono che è arrivato il momento di rinnovare i voti matrimoniali. Che romantici. È il giorno del ringraziamento. Veronica non è andata al rinnovamento matrimoniale dei suoi e nel frattempo suo padre è diventato sindaco. E io di nuovo mi chiedo, ma chi ti vota? Chi ti odiano tutti? Cioè, ammettilo che minacci la gente allora, perché o minacci le persone di morte, oppure nessuno ti voterà perché ti odia tutta la città. Il primo provvedimento di Hiram da sindaco quale sarà? Qualcosa per migliorare la vita della città? No, ovviamente. Vuole far chiudere la palestra di Archie perché Veronica non vuole andare con loro a fare il ringraziamento, ma vuole stare con Archie. Ok. Hiram non sapevo avessi 5 anni. Ma passiamo al nostro eroe mascherato Archie, che nonostante tutto, nonostante sia un po' squilibrato, ha comunque salvato Dodger portandolo in ospedale. Ma la famiglia di Dodger ovviamente si vuole vendicare, te pareva. Archie organizza una festa del ringraziamento nella palestra, sempre con i soldi di Veronica, e tra l'altro in questa palestra fanno più feste che allenamenti, ok? Alla festa ovviamente chi arrivano? I parenti di Dodger, che fanno un casino della Madonna. Al culmine dello scontro esplode il tacchino del ringraziamento. Il che distrae i malavitosi e permette alla madre di Archie di prendere la pistola, minacciarli e sbatterli via fuori, ciao. E nel frattempo all'ospedale Dodger è scappato. Archie nel finale dedica la palestra a suo padre, Tatone. Devo ammettere che questa scena mi ha un pochino commossa. Peccato che dopo il momento è stato rovinato dalla madre di Archie che dice che secondo lei il tacchino è esploso per suo padre, cioè suo padre dall'assù che li osserva e quindi ha fatto esplodere il tacchino per salvarli. Perché? Fred, ci manchi, veramente. Eri l'unico sano in questa città. Passiamo a Jughead, che sta indagando sulla morte del suo professore suicida, che forse non è suicida. Perché pensi c'entri qualcosa lo scrittore falso? E Betty lo aiuta. Infatti Betty e Jughead passano insieme il ringraziamento alla Stonewall Prep, la scuola dei squilibrati dove va Jughead. Ad un certo punto arrivano dei tizi con delle maschere da coniglio e delle asce e indovinate un po' chi sono i compagni squilibrati, tra cui quello biondo stronzo e l'altra tizia che si chiama Donna. Betty dà un colpo in testa al biondo stronzo che cade, sviene per un po', poi si ripiglia e poi ad un certo punto sti qua iniziano a giocare a non ho mai, che pensandoci è l'unica cosa effettivamente da adolescenti che sti ragazzini fanno durante il corso di tutte le stagioni. Durante il gioco Betty approfitta della calma per andare ad indagare un pochino, entra nella camera di Donna e scopre che Donna nasconde la spilletta del professore suicida. Allora dice cosa succede? Ma Donna le confessa che in realtà lei aveva tipo una storia con questo professore e che il giorno prima che lui si suicidasse avevano avuto una discussione perché lui era diventato violento e quindi si è suicidato per sta cosa. Ma chi ti crede, Donna? Ma chi ti crede? Gli stessi che votano Hiram Lodge come
sindaco di Riverdale, ovvero nessuno. E poi scopriamo che in camera di Jughead c'è una telecamera che lo spia. Ma ovviamente Jug e nemmeno Betty se ne accorgono, quindi qualcuno li sta spiando. Cheryl deve liberarsi del cadavere dello zio ucciso da Tony e decide che vuole gettarlo nel fiume in modo che poi i salmoni se lo mangino. La ragazza sveglia. La zia però la sta perseguitando perché ovviamente il marito è scomparso e sta cercando di capire che cosa sta succedendo. Cheryl allora decide di invitarla a pranzo e di spaventarla a morte. Infatti fa raccontare alla nonna la storia del primo ringraziamento dei Blossom, giorno in cui i Blossom si mangiarono a vicenda. E fa credere così alla zia di aver ricreato questa situazione cucinando lo zio nello stufato che lei sta mangiando. La zia ovviamente se prende male e se ne va. Sparita per sempre. Ma spostiamoci da Pops, dove ci sono Hiram ed Hermione che stanno andando a cena. Incontrano Alice ed FP, che anche loro sono là a cena. Allora, decidono di mangiare insieme, ma le cose si scaldano, perché ovviamente c'è di mezzo Hiram Lodge, quel maledetto. FP e Hiram semenano de brutto, tant'è che FP spacca la bottiglia, ammazza Vamilia, la punta contro la gola di Hiram, ma si ferma nel finale perché il nostro FP ormai è cambiato, è uno sceriffo e quindi se deve danna regolata. I tempi dei Serpents sono finiti. Forse. Sono tornate le cassette, finalmente hanno ripreso questa sottotrama, ci porterà da qualche parte, chi lo sa. E cosa contengono le cassette? Altre riprese delle case viste da fuori, sempre la stessa roba. Finalmente tutti vanno da uno psichiatra. Grazie. Subiscono di tutto, nessuno sembra avere dei problemi, ma in realtà ce ne sono e come. Betty viene rifiutata da Yale, sua madre si incazza e le dice: senti, non stai studiando niente, questo è perché fai le cosacce con Jughead. Allora Betty si incazza e dice: basta, questa è la mia privacy. Vanno tutte e due in terapia, tra l'altro vanno dalla terapista della scuola, perché? Non ha senso, ma va bene. E niente, parlano, un po' risolvono le loro situazioni, perché Alice è molto legata a Betty, le vuole molto bene, non la vuole perdere, però allo stesso tempo la soffoca, quindi entrambe capiscono che una le vuole bene e che l'altra deve un po' smetterla di rompere i coglioni, ecco. Come se fossero solo questi i problemi in questa famiglia, ma ok. Anche Archie dalla psicologa confessa di fare l'eroe mascherato della situazione e scopre di avere dei problemi di rabbia. Ma dai, non, guarda, non l'avrei mai detto Archie, non l'avevamo capito. E la causa è la morte di Fred. Ma per piacere, questo è dalla stagione 1 che va ad ammazzare gente ogni volta che gli partono i 5 minuti. Cioè, ci siamo dimenticati del cerchio rosso? No, perché io me lo ricordo benissimo. Comunque, Archie decide che per l'incolumità di sua madre deve trasferirsi nella palestra e la madre così lo lascia andare. Molto credibile. E ovviamente Archie cosa fa? Torna a fare l'eroe della situazione. Dio santo. Archie due cose fa in questa serie. Il mantenuto e quello che sclera. Basta, cioè questo è il suo personaggio. Cheryl ha fatto un sacco di assenze a scuola per la questione di Julian, perché pensava di essere perseguitata, robe. Presley le dice che deve andare dalla psicologa della scuola per capire se ha dei disagi psicologici, perché se dovesse averli non potrebbe più fare la capo cheerleader. Ora, spiegatemi cosa c'entra questo con le molte assenze, non lo so, ma ok. Cheryl va dalla psicoterapeuta che le dice: Cheryl, guarda, hai subito tanti traumi, dovresti prenderti un po' di tempo per te stessa. E vorrei ben vedere. La cosa più normale che è successa a Cheryl nelle ultime 24 ore è che la sua fidanzata ha ucciso suo zio, che poi è stato seppellito non si sa dove, o è stato buttato al fiume con i salmoni, non lo sappiamo, e nel frattempo ha fatto credere a sua zia di averlo cucinato in modo da allontanarla per sempre dalla famiglia. Non so, vedete un po' voi. Niente, comunque la psicologa ne conviene che lei non sta malissimo, non è pazza, io avrei qualcosa da ridire al riguardo, ma vediamoci degli esperti, ma comunque deve rinunciare alle Vixen, quindi ad essere capo cheerleader. Poi Veronica è stata accettata da Harvard, non si sa come, visto che questa non ha aperto mai un libro, e si incazza pure per essere stata accettata da Harvard, perché dice: no, è stato mio padre, perché ha fatto una telefonata, avrà pagato qualcuno e quindi sono entrata non per merito mio, ma per merito di mio padre. E vorrei ben vedere Veronica, visto che tu non hai mai studiato in questa serie, non ti abbiamo mai vista aprire un libro, non ti abbiamo mai vista a lezione, tu sei sempre nel tuo localino a fare i balletti, sei sempre lì a lavorare da Pops, quando mai hai studiato? Quindi o tuo padre ti faceva entrare oppure non c'era altra possibilità. Quindi non ti devi neanche incazzare, anzi ringrazia Hiram Lodge. Anche lei ovviamente va dalla psicologa e qua parte una scena cringe incredibile in cui la psicologa le diagnostica il complesso di Edipo ed Elettra, perché lei ha questo rapporto morboso con suo padre. E allora cosa decide di fare? Rifiuta di entrare ad Harvard
e sfida suo padre e gli dice: guarda, adesso anche io apro un business di room e te faccio il culo. Bravi, sti ragazzi proprio li state crescendo bene. Anche Jughead va dalla psicologa della scuola e non si sa bene perché o per come, visto che lui va in un altro liceo, non è più iscritto alla Riverdale High, quindi che cosa ci fai qui? Boh. Niente, parlano un po' della questione del nonno che aveva scritto le robe, del padre, insomma bla bla bla, e anche lui ha problemi col padre e li dovrebbe risolvere e concentrarsi sullo studio. Bravo Jughead, che possiamo dirlo, poverino tra tutti, è quello che più o meno ha una vita quasi normale. E anche qui si conclude col finalone shock. Archie, Veronica e Betty vengono portati in prigione e vengono riconosciuti dai compagni di Jughead, ovvero Donna e Tizio Biondo Stronzo, come i colpevoli dell'omicidio di Jughead. Siamo giunti al finalone di metà stagione. Jughead vince il contest per diventare ghostwriter dei Backstreet Boys Jonas Brothers. Ma vuole comunque scoprire la verità su suo nonno, allora chiede aiuto a Charles, che in fondo è anche suo fratellastro se ci pensate. Però poi Charles non lo cagherà più, quindi tipo c'è una scena inutile di loro due che si parlano e poi niente, vabbè. Jughead va da suo nonno che vive in un pulmino, anche fosse in To The Wild, e scopre che sì, il nonno aveva scritto il primo libro dei Backstreet Boys Jonas Brothers. Ma il suo amico Dupont aveva acquistato i diritti per $5,000 e quindi insomma l'aveva plagiato, ma legalmente. Il nonno però, dopo aver visto che dopo anni la sua idea e quindi i libri avevano avuto un successo pazzesco, si è un po' depresso ed è diventato un alcolista. Jughead cerca di far rilacciare i rapporti tra il nonno e suo padre, però poi il nonno scappa e insomma non se ne fa più niente. Ma colpo di scena, Jughead riceve un biglietto che gli dice di andare nel bosco. Ci va? Perché? Cioè, se uno ti dice vieni nel bosco, tu non ci vai. Ci va e chi trova? I suoi compagnetti, Donna, il tizio biondo e altre comparse. Tutti vestiti da Harry Potter, che vogliono iniziarlo alla loro gilda segreta. Ovvero la società segreta Penna e Teschio. Passiamo al nostro Archie, che è stato scoperto da FP a fare l'eroe mascherato della situa, come suo solito. FP quindi, per tenerlo un po' buono, gli dice: senti, installa delle telecamere, così se arrivano i parenti di Dodger almeno li riprendiamo e puoi far qualcosa di legale invece che fare il pazzo. Ma niente, questo continua. Poi arrivano dei tipi a caso che vogliono comprare l'azienda del padre di Archie, ma lui dice: no, non la venderò mai. Anche se in realtà non ci sta lavorando, quindi boh. I ragazzini della palestra vengono attaccati di nuovo da Dodger e finiscono in ospedale. Allora Archie dice: basta, bisogna far qualcosa. Ed FP lo aiuta, ma non in quanto sceriffo. Indossa nuovamente la giacca dei Serpents e va a sfracagnare di botte Dodger e tutti gli altri. Archie ed FP, dopo la rissa, vanno da Pops a mangiare qualcosa e arriva da Pops un tizio con un passamontagna che spara ad FP, come era successo a Fred. Ma FP è salvo, infatti è in ospedale e si è ripigliato subito, manco una scena è passata. I Serpents scoprono che è stato Dodger a sparare FP e allora Archie se vuole vendicare. E quindi che fa? Ammazza di botte Dodger, come sempre, come in tutte queste puntate. E alla fine arriva alla palestra di Archie, ovvero di Veronica, perché lui fa il mantenuto, Frank. E chi sarà mai Frank se non il fratello di Fred Andrews, il padre defunto di Archie? Io spero vivamente che non vogliano sostituirlo, perché mi incazzo. Veronica è ancora in mega litigio con suo padre, che in quanto sindaco non le permette più di vendere alcolici alla Bonne Nuit e quindi manda un po' all'aria tutta la questione del business di room, vabbè. Per vendicarsi, Veronica chiama la nonna, ovvero la madre di Hiram. Le racconta un po' la situazione, si fa dare la ricetta del room, ma rimane un po' fregata perché Hiram la ricetta l'aveva già brevettata e quindi non se ne va niente. In più Veronica deve fare un colloquio con la Columbia, ma fa tipo una figura barbina perché arriva la tipa per il colloquio e lei è al suo locale clandestino che sta facendo la showgirl. Ma comunque la tizia dice: no, però lei ha una storia molto interessante. Ma dove? Ma Veronica, ma per favore, disagiata. Torniamo a Polly, l'amatissima sorella di Betty, che è appunto al Shady Grove, quel posto là per pazzi psicopatici, dove ha appena attaccato e sfigurato una infermiera, che tra l'altro si chiamava Betty. Betty va a trovare Polly per chiedere spiegazioni sull'accaduto e Polly dice di non ricordarsi assolutamente niente. Betty però è un po' titubante e non ci crede molto. Comunque torna a casa e con sua madre tranquilla in cucina, ad un certo punto squilla il telefono. Alice va a rispondere. Silenzio. Alice improvvisamente sembra come ipnotizzata.
si dirige in cucina, prende un coltello e sembra voglia uccidere Betty. E si comporta proprio come Polly, ma dopo un... si risveglia. Quindi capiamo che qualcuno sta cercando di ipnotizzare l'accente. Betty chiede aiuto a Charles per rintracciare la telefonata ricevuta a casa e scoprono che proviene da un carcere nel quale è rinchiusa Evelyn Evernever, la figlia barra moglie di Edgard, che, ricordiamolo, è morto cercando di costruire un razzo per ascendere al cielo. Betty ovviamente va a trovare Evelyn al carcere. E che cosa scopre? Che sì, è stata Evelyn a fare le telefonate e che praticamente ipnotizza la gente facendola trasformare in Betty che deve uccidere Dark Betty e quindi praticamente chiunque venga ipnotizzato ha il compito di uccidere Betty. Allora, io questa cosa dell'ipnotizzazione non l'ho capita, ma penso nemmeno gli sceneggiatori, quindi non facciamoci troppe domande. Una cosa molto importante che scopriamo però è che per ipnotizzare serve una parola. La parola è... mandarino, ripetuta 3 volte. Ma mandarino, ma perché? Charles e Betty allora provano ad ipnotizzare Betty in modo da capire se effettivamente, se viene ipnotizzata Betty stessa, lei cerca di uccidersi da sola. Ok, però non funziona, ma ci riprovano. E la seconda volta riescono a fare questa specie di magheggio in cui praticamente Betty ha delle visioni di se stessa da bambina e quindi si ferma prima di uccidere il gatto Caramel e di conseguenza uccide la sua parte dark. E da una squilibrata ad un'altra passiamo a Cheryl, che scopre attraverso un test del DNA di non aver assorbito il suo fratello gemello come le aveva raccontato la nonna, mi sembra? Non mi ricordo chi. E quindi capisce che non è il fantasma di questo fratello defunto che lei ha assorbito a perseguitarla e ci voleva questo test per farglielo capire, ok? Ma qualcuno sta cercando di farla passare per una pazza squilibrata. E allora, per scoprirlo, cosa fa? Prende delle bombolette di gas velenoso, le sparge per tutta la casa, fa finta di suicidarsi e scopre che sua madre si stava nascondendo in casa ed era lei a spostare la bambolina e farle pensare chissà cosa. Allora Cheryl, come tutte le figlie sane di mente, prende la madre e la butta nel bunker, quel bunker famoso della 3ª stagione in cui la gente giocava a G&G, faceva cosacce e moriva. E finalmente Cheryl decide di seppellire sto benedetto cadavere di Jason, che non ne potevamo più, sentivamo la puzza pure noi, anche se non attraverso lo schermo. Gli organizza un funerale, di nuovo, e quindi tutti i protagonisti si ritrovano sulle rive del fiume, bruciano il cadavere di Jason e lo spingono al largo. Che poi sta cosa è legale? Secondo me no, cioè... se devi seppellire qualcuno, devi fargli un funerale, boh, non lo so, comunque lo spingono nel fiume. Ma arriviamo al momento clou. Finale shock di metà stagione. Archie, Betty e Veronica sono nel bosco. Trovano il corpo di Jughead, che ha visibilmente preso un colpo in testa. Archie si gira verso Betty. Betty ha una pietra in mano ed è sporca di sangue. Allora Archie le chiede... che cosa hai fatto? Zoom sulla faccia di Betty, F4 basita. E con questo si conclude il nostro riassuntone di Riverdale. Io non ho idea di come questi sceneggiatori riescano a partorire una serie del genere, ma sono dei geni, fatevelo dire, sono dei geni. Fatemi sapere se avete recuperato tutti gli episodi e soprattutto che cosa ne pensate, se siete pronti per proseguire con questa 4ª stagione che sembra essere un delirio. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto ridere. Come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come julie_ew, che in inglese vuol dire che schifo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!